Eccoci qua, buonasera a tutti in questa settimana di Pasqua con questo live di HiFi Channel che si svilupperà nell'ambito del nostro GIS di terapia manuale relativamente alla spalla con degli speaker di alto livello e con un sequel di questo salottino iniziale di tutto rispetto. Ma sono contentissimo di poter ospitare questa sera nel nostro salottino per i saluti iniziali il presidente neoeletto di HiFi, Simone Cecchetto. Grazie mille Simone, eri stato nel 2020 un habitué del salottino di HiFi Channel, ora sei qua e sono orgoglioso di averti nella veste di presidente nazionale HiFi. Benvenuto e buona serata Simone. Grazie Andrea, grazie dei saluti iniziali e grazie a tutti gli ascoltatori che anche questa sera o nei prossimi giorni in differita saranno con noi per questi momenti di approfondimento. Sabato, assemblea elettiva, è iniziata una nuova avventura, sono onorato di rivestire la carica di presidente di HiFi e quindi ringrazio ancora tantissimo tutti i soci che uno hanno partecipato all'assemblea e hanno voluto far parte di questo momento importante e storico per certi versi perché era la prima assemblea di soci e non più di delegati. E quindi grazie a loro per la fiducia che ricambieremo con energia, forza, progetti, attività a servizio dello sviluppo della fisioterapia. Ringrazio i miei compagni di viaggio, ho la fortuna di avere degli straordinari compagni di viaggio, tra cui Andrea Piazze, poi Andrea Turolla, Silvia Gianola, Denise Chanen, Donato Lancellotti, Claudia Pati, ma anche tanti altri che si aggiungeranno a lavorare con noi. Sì, perché in questi primi 5 giorni di mandato abbiamo già visto una grandissima attenzione da parte dei media, da parte delle altre società scientifiche, da parte di alcune istituzioni. Abbiamo sentito una grande vicinanza, una grande voglia di collaborare, contribuire a far crescere questo nuovo progetto. Un progetto che vuole portare avanti in alto la fisioterapia, vuole aiutare tutti i professionisti, i fisioterapisti, a calare le acquisizioni della ricerca scientifica nella pratica clinica quotidiana. Vogliamo aiutare tutti a colmare quel gap che c'è tra ricerca e pratica. E serate come questa sera sono una delle tante modalità che continueremo a mettere in atto o svilupperemo di nuove per questa grande idealità. Poi vorremmo essere vicini ai soci con nuove progetti e nuove convenzioni e nuovi servizi, perché anche la pratica clinica quotidiana può dotarsi di nuovi strumenti e di nuove strategie che speriamo possano essere gradite. Vorremmo poi sviluppare una grande vicinanza agli studenti. Proprio qui su HiFi Channel, alcune settimane fa, c'è stata una bellissima occasione in cui HiFi è stata chiaramente molto vicina, passo a passo, agli studenti, in particolare nel loro momento finale del percorso, che è il momento di tesi, no? Ecco, cercheremo di essere presenti lungo tutto il percorso e anche in quel momento, appunto, che è l'inizio di una piccola briciola di quella che potrebbe essere poi lo sviluppo di ricerche future, come è la tesi di laurea. Ma chiaramente la nostra attenzione sarà rivolta ai cittadini. Ai cittadini perché sono le persone prime destinatarie delle straordinarie capacità che la fisioterapia può mettere in atto. Ecco, vorremmo far capire ai cittadini e alle istituzioni quanto le diverse strategie a disposizione del fisioterapista, il mondo della fisioterapia può aiutare e colmare bisogni di salute, può migliorare la qualità della vita, può facilitare, velocizzare, potenziare il recupero funzionale, può rallentare il declino funzionale, può contribuire enormemente anche alla sostenibilità del sistema salute, perché ci sono tanti interventi fisioterapici che sono poco utilizzati e quindi vorremmo sviluppare la conoscenza nei sistemi organizzativi anche di questo. E l'ultimo mondo è quello accademico, perché se vogliamo sviluppare la scienza della fisioterapia, dobbiamo poter aiutare tanti nostri colleghi a entrare nel mondo accademico con il pieno ruolo che spetta. Abbiamo già alcuni professori ordinari associati ai ricercatori, abbiamo diversi dottori di ricerca, tanti con abilitazione scientifica nazionale
e quindi dobbiamo sfondare anche nel mondo accademico. Ma questo perché? Perché dobbiamo far crescere la fisioterapia per tutti i fisioterapisti italiani. L'obiettivo nostro è proprio veramente di aiutare tutti a essere più visibili, più presenti nei media, nelle istituzioni, a fianco della istituzione che finalmente abbiamo, che sono le commissioni d'albo nazionali. Loro portano avanti la politica della professione, noi contribuiremo con lo sviluppo culturale e scientifico. Grazie alle 18 sezioni territoriali, che sono una straordinaria potenza di vicinanza al territorio, grazie ai GIS, ai NIS, e qui stasera abbiamo degli autorevoli rappresentanti dei comitati esecutivi nazionali, quindi veramente AIGE ha una grandissima potenza, grazie a un comitato scientifico di grandissima levatura, e quindi abbiamo tutti gli elementi per poter sfondare, poter andare avanti. Sarà un mandato divertente, speriamo che tanti di quelli che stasera saranno in ascolto nei prossimi giorni possano contribuire attivamente a questa grande progettualità. Vi aspettiamo perché ne faremo delle belle e insieme potremmo portare avanti questa grande progettualità. Grazie ad Andrea, grazie ai relatori e moderatori di questa sera per la loro disponibilità e competenza, sarà una grandissima serata, grazie Mattia, Fires e Fabrizio, buonissima serata e ultima ma prima cosa, buona Pasqua. Buona Pasqua perché ci avviciniamo a questo momento, la pandemia non ci aiuta a vivere i momenti dell'anno, Pasqua è rinascita, Pasqua è speranza. Speriamo veramente che sia l'inizio della fine di questo periodo estremamente complesso che tutti noi abbiamo vissuto. Speriamo che con la rinascita che il messaggio pasquale porta in sé ci sia veramente una rinascita a quella che sarà una nuova normalità, probabilmente a cui tutti saremo chiamati, ma almeno sarà una normalità. Questo è il più grande augurio per tutti voi e per tutte le vostre famiglie. Col cuore, buona Pasqua e avanti insieme in questi prossimi 3 anni e mezzo di avventura AIFI. Grazie. Grazie mille, Presidente, per queste tue parole e per gli auguri di buona Pasqua che ti ricambiamo assolutamente, dato che ora siamo qua vicini nello stesso divano, nello stesso salotto. Quindi anche te passa una buona Pasqua e ti ringraziamo per la presenza e l'inizio di questa serata, nella quale appunto si parlerà, come hai detto te, di scienza della fisioterapia nell'ambito spalla, partendo proprio dalle evidenze. Si parlerà di spalla con Firas Murad, che ci farà da moderatore di serata. Buona serata, Firas. Il vicepresidente nazionale del GIS di terapia manuale, GTM, di AIFI. E lui sarà il presentatore della serata. E lasciamo a lui lo spazio, Presidente, e diamo una buona visione a tutti gli spettatori, invitandoli a utilizzare la chat delle piattaforme sulla quale ci stanno seguendo, Facebook, YouTube e Twitter, per portare le domande ai relatori, agli speaker di serata. Buona serata a tutti. Buona serata. Buona serata a tutti e benvenuti. Ringrazio, grazie Andrea, grazie Simone. Chiaramente ringraziamo e auguriamo al nuovo Comitato Esecutivo Nazionale eletto di AIFI buon lavoro e di raggiungere straordinari traguardi anche in questi prossimi appunto tre anni futuri di attività. Finalmente torniamo quindi dopo questo importante momento associativo, abbiamo l'onore di presentare, insomma ho l'onore di rappresentare il gruppo di terapia manuale di fisioterapia muscoloscheletrica e di moderare questa serata dove torniamo a parlare di scienza, sempre con il GIS di terapia manuale, dopo il nostro ultimo intervento che ha avuto veramente grande successo con il collega Mattia Visconti sul tema della medicina di genere. Questa sera invece parleremo di spalla, in particolare parleremo della lesione di cuffia, con un focus sul trattamento conservativo e il trattamento post-chirurgico. E qui con me oggi sono graditi ospiti di cui è un onore insomma poter moderare questa loro serata, il collega Mattia Salomon, docente
al master di fisioterapia muscoloscheletrica e reumatologica dell'Università di Tor Vergata Roma e membro del Comitato Nazionale del GTM, e Fabrizio Brindisino, che è il docente Ciao. di Vergata e inoltre docente anche presso il master di scienze pratica di fisioterapia muscoloscheletrica all'Università di Campo Basso Molise, e anche egli è membro del Comitato Esecutivo Nazionale del Gruppo di Fisioterapia Muscoloscheletrica. Tra le altre cose, oltre ad essere ovviamente esperti e docenti proprio nell'ambito e nel tema di questa serata, sono autori di questo testo che è stato fortemente voluto da Daiti, un testo unico nel genere e sicuramente una pietra miliare per quanto riguarda il tema di cui affronteremo un aspetto questa sera insieme appunto ai miei ospiti. Prima di partire e di lasciare la parola a Fabrizio e Mattia, solo due note tecniche. Speriamo insomma di avere una serata abbastanza dinamica, quindi assolutamente sono ben accette, anzi sono volute domande, interventi che cercheremo di rispondere con estremo piacere alla fine della serata, quindi vi invito a scrivere in chat, monitorerò le domande e a fine degli interventi dei colleghi risponderemo alle vostre domande. Io direi che allora chiamo Fabrizio a iniziare a condividere la sua presentazione in modo che può iniziare il suo primo intervento. Bene, allora, ecco, mi date un check per capire se si vede la presentazione? Fabrizio si vede benissimo, prova soltanto ad andare avanti e indietro con le slide, così confermiamo tutto. Perfetto. Allora io ti lascio la parola, aspetta che. Perfetto. Ti lascio tutto lo schermo e Ok. buon lavoro, a più tardi. Benone, grazie Firas. Questa ventina di minuti che seguiranno parleremo appunto dell'approccio conservativo nel paziente con lesione di cuffie rotatorie. Sappiamo benissimo dalla nostra pratica clinica che diciamo che la presentazione del paziente con lesione di cuffia è una presentazione abbastanza varia. Non c'è una clinica patognomonica ben definita, però degli aspetti trasversali sono comunque abbastanza evidenti. Il paziente si presenta con dolore anteriore e anterolaterale, spesso il dolore anche notturno, ma soprattutto si presenta con carattere di debolezza. I test a cui possiamo fare affidamento, e questa volta fare affidamento è d'obbligo perché sono dei test con dei buoni indici statistici, in quanto basano la propria risposta appunto su un parametro affidabile che è quello della debolezza e non quello del dolore come altri tipi di test, sono appunto i test, i drop arm e i lag sign, cioè i test che valutano la competenza dell'apparato muscolo-tendineo della cuffia dei rotatori. Molto spesso il paziente perviene alla nostra attenzione anche con delle immagini che possono documentare più o meno bene la presenza appunto di una lesione della cuffia dei rotatori. Di che cosa stiamo parlando? Parliamo di una problematica presente comunque nel 20% della popolazione generale e molto spesso presente anche in individui asintomatici. Si pensi che dallo studio di Yamamoto e collaboratori del 2010 si è visto come i pazienti con lesione di cuffia asintomatica sono la metà, scusate, dei pazienti con lesione di cuffia non sintomatica, tanto da far pensare e da far scrivere ad alcuni autori che appunto le lesioni di cuffia sono, con l'avanzare dell'età e in un certo senso, una condizione quasi normale in individui anche non sintomatici e soprattutto con una presenza e incidente, soprattutto dopo la quinta decade di vita. Quindi quando parliamo di lesioni di cuffia non parliamo tout court di patologia. E molti sono gli esempi in letteratura di pazienti con lesioni di cuffia altamente performanti e asintomatici, perché quando noi pensiamo alla asintomaticità o alla sintomaticità di una problematica, molto spesso andiamo a pensare alla presenza o assenza di dolore. In realtà, molti pazienti con lesioni di cuffia non hanno dolore, hanno una grande capacità funzionale e anche sono altamente performanti. Molti studi sono stati fatti, infatti, su popolazioni di atleti
su lanciatori, su giocatori di baseball, su pallavolisti che comunque militavano anche in squadre insomma ad alti livelli. Di conseguenza, quando vedo un'immagine, osservo un'immagine, non posso sapere se effettivamente il proprietario di quella spalla ha o non ha dolore, ha o non ha sintomi. Neanche per quanto riguarda, per esempio, un'immagine radiografica, molto spesso si vedono le teste omerali migrate cranialmente al di sotto dell'articolazione acromioclaveare, lì si potrebbe pensare che per forza il paziente ha dolore o comunque ha deficit funzionali. In realtà la letteratura sconfessa questo, sicuramente la migrazione della testa omerale è direttamente proporzionale all'estensione della lesione, soprattutto di alcuni tipi di lesione, però come vediamo nello studio di Kiner e collaboratori non è correlabile statisticamente con la presentazione di dolore. Le immagini di risonanza magnetica ugualmente non si è avuto la possibilità di distinguere chi aveva dolore al momento dello studio, chi aveva avuto dolore nei mesi precedenti e chi non aveva mai avuto dolore di spalla, nello studio di Gill e collaboratori, guardando la risonanza. Quindi in realtà ciò che la letteratura ci dice oggi è che alterazioni strutturali nelle bioimmagini non significano che il paziente non sia competente e abbia appunto dolore. Però questo potrebbe anche dare adito, diciamo un po' provocatoriamente, all'oltranzismo neurofisiologico che si sta facendo piano piano strada in questi ultimi anni. Cioè, per quanto mi riguarda e per quello che dice anche la letteratura, fare in modo di tralasciare tutto ciò che di buono ci ha insegnato la biomeccanica ad oggi sarebbe come fare lo stesso errore che abbiamo fatto molti anni fa, quando era tutto biomeccanica e non c'era spazio per null'altro. E quindi il dolore è quasi mai legato alla struttura, soprattutto nei pazienti con lesioni di cuffie, come abbiamo visto, eccetto quando lo è. E quindi noi dobbiamo essere bravi anche a capire e a categorizzare alcune lesioni che potrebbero essere un attimino più problematiche di altre. Infatti, se non si può fare una correlazione assoluta tra lesione e dolore, si può fare una certa correlazione con quella che è la progressione della lesione e l'insorgenza di dolore, quindi con l'allargamento, con l'aumento di dimensioni della lesione e l'insorgenza di dolore. Parimenti, si può fare anche una correlazione con alcune misure di ampiezza di lesione e anche con alcune localizzazioni della lesione. E quindi il messaggio che deve passare è che in realtà il dire lesione di cuffia in realtà è anche abbastanza non specifico, bisognerebbe andare a richiedere molte più informazioni per capire anche poi a livello prognostico quella che dovrebbe essere la scelta ottimale per il nostro paziente. Ci sono prove di efficacia a vantaggio del trattamento conservativo in pazienti con lesioni di cuffia? Andando a guardare la letteratura ci sono degli studi che comunque ci fanno ben sperare. Lo studio prospettico di Cannes del 2013 è stato incentrato maggiormente in pazienti con lesione della cuffia superiore o postero superiore e con gradi di retrazione non altissimi, però ci fa vedere come in pazienti appunto con lesione completa atraumatica di cuffie rotatori, il 74% dei pazienti appunto inclusi in questo studio a un anno ha outcome di successo dal trattamento conservativo e si cancella, diciamo, dalle liste della chirurgia. Non vi sono, dalla baseline al follow-up sino a 12 settimane, fattori statisticamente significativi in termini di differenza tra la parte fisica dell'SF12, la WORK, la Sense Core e l'ASES. Ci sono delle scale di valutazione che valutano grossomodo la funzionalità, insomma, di individui con cuffie rotatori. Allo stesso modo lo studio di IO del 2017 ci dice che in realtà tra chi si opera e chi non si opera non ci sono benefici statisticamente significativi sui patients reported outcome measure, cioè sulle misure di valutazione funzionale o di disabilità del paziente. In realtà si è visto un risultato un po' trasversale in tutti gli studi presenti in letteratura, che il paziente con lesione di cuffia che si opera è più forte o sarà più forte del paziente con lesione di cuffia che non si opera, ma a livello di soddisfazione del risultato terapeutico, di disabilità e funzione e dolore,
non troviamo benefici statisticamente superiori tra un trattamento rispetto all'altro. Lo studio di Cuccone del 2014 è un trial randomizzato controllato che compara trattamento conservativo, acromionplastica più trattamento conservativo e trattamento conservativo, acromionplastica e riparazione di cuffie rotatorie, quindi è un trial a tre bracci, e si vede che al follow-up a 12 mesi in realtà non si trovano differenze statisticamente significative tra tutti e tre i bracci del trial. Di rilievo è il risultato, appunto, per cui si vede che il gruppo effettivamente che poi risponde anche a un bisogno di bisogno economico, quindi di risparmio di costi, è il gruppo del trattamento conservativo confronto agli altri due gruppi. Quindi in letteratura il best choice per questo tipo di paziente è l'esercizio terapeutico, visto come un componente fondamentale della fisioterapia rispetto appunto al paziente con lesione di cuffie rotatorie. Anche se ad oggi l'esatta dose, l'esatto programma, la ripetizione ottimale, il numero di serie, eccetera, quindi come posologia di esercizio terapeutico ancora si è lontani appunto da individuare queste caratteristiche. Sicuramente si è anche abbastanza lontani per andare a capire perché questo esercizio funziona. Sappiamo che potrebbe in realtà influenzare la modulazione del dolore, potrebbe andare a conferire un effetto terapeutico rispetto a quelle che sono le strutture danneggiate, ha sicuramente un buon effetto contesto, dipendente anche dal setting riabilitativo e dall'operatore, sicuramente riesce a far compensare dei movimenti, in quanto si parla appunto di agire su un sincizio, comunque su delle catene cinetiche, e quindi il compenso è una delle armi che potrebbero grandemente essere usate, ha la capacità di ridurre la kinesiofobia e la paura di movimento, che spesso pervade i nostri pazienti con lesioni di cuffie rotatori, e sicuramente rieduca a quella che è la sicurezza e la competenza del braccio in questo caso. In realtà ovviamente non ha un effetto prettamente anatomico, e quindi sicuramente l'esercizio funziona per tutta una serie appunto di ragioni che abbiamo adesso elencato, ma non va a curare la patologia per sé, quindi la lesione di cuffia ovviamente anatomicamente parlando lì è e lì rimane. Quali sono quelli che la letteratura indica come obiettivi di un trattamento riabilitativo conservativo in pazienti con lesioni di cuffie? Sicuramente cercare di ridare al paziente quella che è il range di movimento pieno o quanto più vicino possibile alla totalità è pain free, quindi senza dolore, e ridare anche quella che è una buona dose di flessibilità, un muscle balance compatibile con quello che è il danno strutturale, andare ad agire sulla stabilità e sulla capacità, sulla mobilità dell'articolazione scapolo-toracica e della glenomerale, e soprattutto educare a quello che è l'evitamento di alcune posture provocative, soprattutto in alcuni time frames del trattamento riabilitativo, quindi in alcuni periodi. Gli esercizi che vengono consigliati quindi sono esercizi di stretching per migliorare la flessibilità sia del comparto anteriore che del comparto posteriore. Qui sulla sinistra vediamo due esempi, quindi il cross body stretch e lo stretching del comparto anteriore in posizione di abduzione e rotazione esterna. Lo stretching ha più effetto quando è combinato con la tecnica di terapia manuale, quindi per esempio per l'allungamento della compagine posteriore abbiamo nella foto, in questa foto qui, metto il puntatore così sono un po' più chiaro, e quindi il braccio in rotazione interna, la mano sotto al gluteo e la fisioterapista che imprime un glide posteriore a livello della testomerale. In più abbiamo anche la possibilità di somministrare quelli che sono degli esercizietti di ricondizionamento e anche coordinamento scapolomerale, proprio per enfatizzare quello che è il riconoscimento del movimento scapolare, e degli esercizi che sono stati in realtà storicamente codificati per reclutare la muscolatura scapolotoracica. Qui abbiamo il lawn mower, il robbery, l'inferior glide e il roll low, che sono degli esercizi che Kibler proponeva proprio per isolare e andare a rinforzare la muscolatura scapolotoracica. In realtà sappiamo benissimo che
non sia in grado di isolare delle componenti, però sicuramente questi esercizi magari sono in grado di enfatizzare un po' di più il lavoro della componente stabilizzatrice scapolo-toracica, nonché anche della componente di mobilità. Andiamo a utilizzare delle strategie anche rispetto all'autotrattamento, e quindi esercizi che facciano in modo che il nostro paziente possa e guadagnare, abbiamo detto, il full range di movimento, per esempio in rotazione esterna braccio addotto, e iniziamo a aumentare un attimo la caricabilità dell'esercizio stesso, anche facendo delle mobilizzazioni attive assistite, come questa foto qui. In realtà gli esercizi non sono finalizzati al rinforzo ovviamente della muscolatura glenomerale, ancorché manchevole in alcune condizioni proprio di lesione di cuffia, ma sono degli esercizi di rinforzo sicuramente orientati alla compagine residuale della cuffia. Molto spesso, per esempio, il piccolo rotondo è difficilmente leso, e quindi magari i nostri esercizi potrebbero essere orientati proprio enfatizzare il carico su questo muscolo. E ovviamente gli esercizi dovrebbero essere aumentati anche in livello di intensità rispetto a quello che il paziente riesce, a livello che il paziente riesce a pervenire. Quindi abbiamo qui un plank, un knee plank, che può essere poi convertito anche in un plank normale per il rinforzo della muscolatura scapolo-toracica, in particolare del dentato anteriore, il wall slide, che cerca di enfatizzare appunto il ruolo del dentato, il dynamic yag, che è sempre un muscolo per la compagine di protrazione del dentato stesso. Esercizi promossi da Ancools per rinforzare la compagine scapolo-toracica e la cuffia posteriore, quindi l'extrarotazione da posizione prona e da posizione sideline, da posizione laterale, e le estensioni per il rinforzo della compagine posteriore del deltoide essenzialmente. Molto enfasi è stata data in alcuni paper, soprattutto nello studio randomizzato controllato di Ainsworth del 2009, che è uno studio metodologicamente fatto molto bene, che prevede un programma poi anche adottato dalla Reading Shoulder Unit, che è un gruppo inglese con il team leader Offer Levy, che promuovono appunto un approccio in questo tipo di paziente incentrato sul rinforzo del principale mobilizzatore di spalla, e quindi sul deltoide che deve essere insomma rinforzato da prima in posizione supina, poi in posizione inclinata, infine anche in posizione in piedi, secondo delle strategie particolari, appunto in grado di poi garantire, come vediamo qui alla fine, un'importante miglioria dei pazienti che adottano questo tipo di training, questo tipo di programma, rispetto al gruppo di controllo, quindi i pazienti che non lo adottano. Sicuramente molto, come abbiamo detto, poco miglioria si ha sulla forza, perché questi due gruppi erano tutti e due dei gruppi di trattamento conservativo, però sicuramente molta miglioria si ha per quanto riguarda la capacità funzionale e il dolore in questo tipo di pazienti. Non dimentichiamo che non andiamo a riabilitare la spalla, ma il paziente con una problematica di lesione di cuffia appunto della spalla. Noi sappiamo che in questo tipo di pazienti con lesione di cuffia le alterazioni psicologiche impattano negativamente su quella che è anche l'autovalutazione delle principali scale di spalla, delle principali misure di outcome. Quindi il Simple Shoulder Test, la DASH Score, l'ASE Score e la VAS, la World Health Organization Quality of Life Scale, sono delle misure di outcome che principalmente, più probabilmente, ognuno di noi usa per screenare il nostro paziente alla baseline. Bene, sappiamo che in questo tipo di pazienti il disease psicologico può essere impattante negativamente su appunto come il paziente giudica anche la propria performance e se stesso. Ricordiamo anche che i sintomi in questo tipo di pazienti non correlano con delle variabili fisiche e centimetriche rispetto quindi alla grandezza della lesione, all'ampiezza della lesione, bensì comunque delle variabili psicologiche o psicosociali, tra i quali anche lo status mentale, che correla con
il dolore è alla VAS, alla funzione, all'ASES, al Simple Shoulder Test Score, piuttosto che il numero di tendini coinvolti nella lesione, la retrazione dei tendini, la migrazione craniale della testa omerale e la degenerazione grassa del bulk muscolare. Ricordiamoci anche, soprattutto noi che siamo dei riabilitatori e quindi centriamo il nostro operato sul trattamento conservativo, che l'aspettativa del paziente in questo tipo di paziente, quindi pazienti con lesione completa di cuffie rotatori, è il principale fattore prognostico che diciamo discrimina il paziente che avrà un successo dal trattamento conservativo piuttosto che il paziente appunto che fallirà il trattamento conservativo e quindi sarà dirottato magari a chirurgia. Quindi le variabili che noi dobbiamo andare a mescolare, di cui noi dobbiamo tener conto, sono assolutamente anche delle variabili biomeccaniche, e guai se non lo fossero, ma sono unite e sono associate anche a delle variabili, a delle importanti variabili di origine psicologico e di partecipazione sociale, che non devono essere tralasciate come magari a volte accade. Il clinico che basa la propria pratica sulle prove di efficacia sa benissimo che appunto la pratica clinica si basa sicuramente sulla migliore evidenza possibile, ma anche sulla propria expertise e sulle caratteristiche del paziente, come abbiamo appena detto, e un ruolo importante del clinico che basa la propria pratica sulle prove di efficacia, appunto, è mischiare la teoria con la pratica. Come dico anche spesso, non si può non avere una delle due dimensioni, bisogna scegliersele bene, sia la dimensione pratica, ma soprattutto la dimensione teorica. Quindi, per quanto riguarda me e altri colleghi, abbiamo anche provato nel nostro piccolo non a dimostrare, perché il disegno di studio, il case report, non è confacente alla dimostrazione, ma a riportare appunto quelle che sono l'applicazione della teoria, delle teorie che vi ho appena enunciato nella nostra pratica clinica. Questo è un case report che abbiamo pubblicato l'anno scorso per quanto riguarda la gestione conservativa di una paziente con due fratture alla testa dell'omero e una lesione massiva di cuffia che rifiutava la chirurgia, e quindi abbiamo unito quelle che sono le acquisizioni di cui abbiamo appena parlato, quindi la migliore prova di efficacia disponibile, a quello che è la nostra expertise, a quello che è l'educazione alla neurofisiologia del dolore, all'abbattimento dei comportamenti di paura e evitamento che aveva la paziente. Abbiamo finalizzato la nostra pratica clinica ad aumentarne l'aderenza, perché era una persona molto anziana che non aveva un vissuto sportivo e quindi l'aderenza tendeva ad essere una criticità importante. Abbiamo associato la terapia manuale, così come abbiamo visto che viene consigliata, e abbiamo cercato di allineare le credenze della paziente, essendo una persona abbastanza grande, una persona con delle idee abbastanza strutturate, è stato tutt'altro che facile. Abbiamo cercato anche di impostare un buon programma di esercizio terapeutico che poi ha dato risultato che vedete, quindi ai time frame T0, T1, T2, T3 e T4, che sarebbe dopo 9 mesi dalla baseline, appunto i risultati funzionali anche gli screening per quanto riguarda i comportamenti di paura, evitamento e la catastrofizzazione del dolore hanno dato risultati veramente confortanti, e qui abbiamo anche riportato tutta quella che è la gradualità degli esercizi di cui abbiamo parlato sinora, con delle ripetizioni che variavano a seconda anche adesso della compliance della paziente e di quello che appunto era la nostra volontà di raggiungere. Un altro caso interessante che abbiamo riportato sempre l'anno scorso era un caso di una paziente con l'artrite reumatoide che era stata schedulata per un impianto di una protesi inversa. Vedete qui in una proiezione trasversa di risonanza magnetica la testa decentrata, una lesione completa della corda posteriore, un infraspinato che è andato dietro sino anche alla metà testa dell'omero, il footprint dell'infraspinato è qui. Vedete questa malacia dell'inserzione del sottoscapolare, vedete quanto liquido all'interno e c'era all'interno dell'articolazione e nella doccia bicipitale. Vedete l'annullamento di quella che è la distanza cromio-numerale, che in fisiologia è 8-11 mm, qui è praticamente assente. Il segno della goccia alla radiografia
quindi che determina e delinea un'artrosi importante sia acromion glenomerale che acromion clavicolare, e un braccio pseudoparalitico della paziente, così come spesso succede. Anche qui, condensando quelle che sono le acquisizioni date dal nostro studio di letteratura, che vi ho annunciato prima, l'educazione alla neurofisiologia del dolore, un approccio biopsicosociale e totale. Abbiamo somministrato il nostro programma di esercizi tenendo in debito conto tutte quelle che erano le variabili appunto psicologiche della paziente. Abbiamo ottenuto anche diciamo dei discreti risultati. Adesso faccio vedere... anche qui. Un attimino. Non riesco a togliere il puntatore per farvi vedere. Ecco qua. Quindi questa, la paziente parte da una situazione di braccio pseudoparalitico, perviene a un full range di movimento sul piano sagittale, quindi flessione 0-0-180, 0-90 abluzione e poi anche quasi completa, quindi in abluzione sul piano coronale, una completa capacità anche di gestire movimenti overhead, quindi anche in flessione, in abluzione e abluzione transtoracica, e da quest'altra parte vediamo anche un video che determina la capacità, l'abilità di tenere la spalla in abluzione e di ruotare internamente ed esternamente il braccio. Adesso noi non ci siamo chiesti chi è che ruota esternamente e internamente il braccio, visto che qui la cuffia non c'è, sovraspinato neanche a parlare, infraspinato men che meno. Sicuramente quindi l'esercizio non va a ridare quella che è la continuità anatomica, però noi con il nostro trattamento conservativo riusciamo ad essere veramente impattanti, sia per quanto riguarda il risultato del mero trattamento, ma anche per quanto riguarda l'incremento della qualità della vita di queste persone. Che secondo me è la soddisfazione più grande. Quindi, per riassumere e per chiudere, sono già fuori tempo, non vorrei togliere tempo a Mattia, noi dobbiamo sempre considerare questo tipo di pazienti, come anche tutti gli altri, sotto un'ombrella biopsicosociale, cercare di gestire le loro credenze, cercare di abbassare il carico locale, modificare la presentazione clinica e attivare una riattivazione globale, così come consiglia Greg Lehman. Quindi l'educazione, il dialogo socratico e quello che è l'allineamento delle credenze promosso dai principali protagonisti della letteratura italiana si affianca alla gestione delle variabili che poi generano un output del sistema nervoso centrale, quindi conoscitive, affettive ed emozionali, e la consapevolezza che non sarà mai un cammino lineare in ascesa, ma che si potrebbero avere alcune difficoltà che comunque il fisioterapista riesce ad affrontare. Sicuramente un ricarico progressivo e graduale permetterà al paziente di arrivare ai migliori risultati clinici funzionali apprezzabili e possibili. In ultimo, ci siamo chiesti effettivamente che cosa dovrebbe essere promosso, chirurgia o trattamento conservativo in questo tipo di pazienti. La letteratura se lo chiede da tantissimi anni e anche la Cochrane ha pubblicato due revisioni importanti di Coglan e di Karelainen sul topic, l'ultima proprio di 2 anni fa. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di dare il contributo. Trasversalmente sembra che tutti gli studi portino a dire questo. Siccome la fisioterapia è meno propensa a complicazioni e si risparmiano più soldi, allora andiamo sempre di trattamento conservativo all'inizio e poi vediamo come stanno le cose. In realtà noi, quando dico noi parlo di me, di Mattia Salomon, Silvia Giaggio, Chiara Pastore e Tiziano Innocenti, abbiamo promosso una revisione sistematica con meta-analisi e un approccio GRADE, e ci siamo accorti che in realtà non dovrebbe essere sempre così, perché la nostra idea, quella che stiamo cercando di promuovere in questo bellissimo studio per quanto mi riguarda, che è ancora in revisione su una rivista da primo quartile, insomma una rivista importante, abbiamo cercato di far passare questo. Attenzione, non ragioniamo su un'ottica diagnostica, perché un'ottica diagnostica spesso è manchevole di alcune importanti sfaccettature.
andiamo a ragionare su quello che è un'ottica prognostica, fondiamo quelli che sono gli approcci biologici e biomeccanici che già conosciamo, le caratteristiche della lesione, quella che è la localizzazione della lesione, il fatto se ci sia una cable distrutta o una cable intatta, quindi una cinghia funzionale, quella che parlava Burkhardt, una cinghia funzionale competente, e fondiamo tutte queste informazioni anche con i fattori prognostici di origine, di ordine psicologico e sociale che abbiamo imparato a conoscere e a riconoscerne il peso e l'importanza in quella che è poi la promozione di un outcome di successo di un trattamento conservativo. Allora lì potremmo discernere il paziente che più confacentemente va indirizzato al trattamento riabilitativo e quello che invece va to cure, da subito, indirizzato al trattamento chirurgico. E questo potrebbe essere un grande guadagno per il paziente che non va incontro a cure che non deve fare quando non è il paziente adatto per farle e potrebbe raggiungere l'outcome migliore nel tempo più breve. Grazie mille. Grazie Fabrizio, è veramente interessante, insomma hai condensato in pochi minuti un bel po' di concetti e conoscenze che sicuramente meriterebbero ancora più tempo, ma direi che era tutto perfettamente contestualizzato e con un ordine logico molto importante anche proprio per le slide finali che ci hai illustrato su un'applicabilità, una trasferibilità poi su quello che facciamo tutti i giorni, che credo che poi sia il messaggio più importante da dare. E io direi passiamo a Mattia, quindi grazie Fabrizio, in modo che parte con la sua presentazione e che sta già condividendo, intanto lo introduco nella sala, ha già condiviso la sua presentazione, quindi saluto Fabrizio, ci rivediamo per il rush finale delle domande e ti lascio il palcoscenico Mattia e a tardi. Innanzitutto ti chiedo se si vede, dammi feedback che io non riesco a vedere nulla. Allora si vede, scusami, si vede il full screen, esatto, prova ad andare avanti e indietro così perfetto. Ti confermo. Ok, perfetto. Innanzitutto grazie mille Firas, grazie a Andrea Piazza e a Simone Cecchetto per l'opportunità e grazie anche a Fabrizio perché dopo anni ormai di collaborazione nel Master di Roma è sempre un piacere fargli da spalla e poterlo seguire in queste occasioni di confronto e di divulgazione scientifica. Un'occasione sicuramente importante come primo evento dopo appunto questa nuova veste di AIFI e l'elezione del nuovo Comitato Nazionale Esecutivo, nella speranza che questa presentazione si trovi assolutamente in simmetria e ritrovi delle analogie con quanto detto da Fabrizio e che serva un pochettino a completare questo grande puzzle condensato che lui ci ha appena lasciato. Partendo da una provocazione, proprio perché l'altro giorno, visto che Firas ha anche pubblicizzato una rivista di cui siamo autori, il principale autore, Antonio Poser, ha parlato di un fenomeno di scimmiottamento dell'evidence-based, vorrei partire con questo studio simpatico che ci dovrebbe insegnare come utilizzare l'evidence-based medicine in maniera propria e non impropria. Questo perché? Perché se ci basassimo esclusivamente sul numero di articoli citati o la cosiddetta top 50 degli articoli citati per quanto riguarda la riparazione di cuffia, un po' come succede per i ristoranti con la stella Michelin, ci troviamo di fronte ad un grandissimo dualismo, cioè accettare il fatto che questi articoli vengano citati per la loro quantità e non in realtà per la loro qualità. E questo si vede perché è estremamente importante sia nell'individuare un fatto compiuto, ovvero sia che il trend degli articoli riguardo alla chirurgia è stato esplosivo nella prima decade dopo il 2000 e nell'ultimo periodo invece è andato un pochettino a diminuire. Ma l'altra cosa più importante è notare come nella top 50 più del 50%, scusatemi la ripetizione, degli articoli maggiormente citati dal punto di vista del disegno
di studio della qualità metodologica rappresentano degli studi di livello 4, e cioè case series. Il dato sicuramente meno confortante è che quelli che sono ad oggi gli studi che dovrebbero orientare la pratica clinica e la scienza, la disciplina della fisioterapia, sono rappresentati quindi dalle revisioni sistematiche, occupano solamente l'1% del top 50 degli studi citati. Quindi la prima cosa che mi piacerebbe che ci portassimo a casa è che dobbiamo essere estremamente attenti e scrupolosi quando vogliamo affrontare un qualsiasi argomento e vogliamo riempirci la bocca di evidence-based medicine. Un'altra cosa secondo me importante è avere delle nozioni di background per quello che è la riparazione di cuffia intesa come intervento chirurgico e la riabilitazione che ne segue. Questo perché, ce l'ha detto Fabrizio, siamo di fronte ad un panorama preoccupante in cui circa il 30% della popolazione che ha più di 60 anni soffre di lesioni della cuffia, e questo tasso sembra raddoppiare nella popolazione che raggiunge l'ottava decade di età. Se andiamo a guardare un aspetto di costo efficacia e quindi di incredibile rilevanza dal punto di vista dei costi sanitari, vengono eseguiti all'incirca 450.000 interventi l'anno in tutti gli Stati Uniti, con dei costi diretti della sanità di circa 7 miliardi di dollari, che tradotti mas or menos in euro potrebbero equivalere circa ai 9 miliardi che sono stati stanziati per il recovery plan del nostro staterello nel 2020. Se pensiamo a quelli che sono poi i costi di saving, quindi di risparmio a livello societare, si attestano all'incirca attorno ai 3 miliardi e mezzo su 250.000 interventi performanti. Quindi è sicuramente necessario conoscere e riconoscere quanto gli interventi di cuffia dal punto di vista chirurgico e tutte le procedure che ne seguono rappresentino un costo non indifferente. È altresì importante cercare di evitare miti e credenze che portano spesso e volentieri la professione medica, ma in generale la professione di noi operatori di salute, a basarci su una scienza inesatta, che specialmente nelle conclusioni con cui noi dirottiamo i nostri pazienti all'uno o ad un'altra scelta, sembrano essere più basate su congetture, su intuizioni, su impressioni cliniche, e non in realtà su quello che ci dice la realtà dei fatti, che a volte, ahimè, è ancora ben lontana da quello che ci direbbe la scienza. Ecco che allora possiamo sicuramente mettere in discussione alcuni risultati che ci ha riportato Fabrizio, perché se è vero che la terapia dell'esercizio e quindi il trattamento conservativo sembra dare gli stessi risultati della chirurgia a follow-up a 2 a 5 anni, e che lo stesso bisogno di chirurgia è significativamente ridotto nella gran parte dei pazienti che hanno eseguito un protocollo riabilitativo per più di 3 mesi, tuttavia, in quanto a risultati a lungo termine, potremmo obiettare alcune cose. Questo perché? Perché di fatto, Fabrizio ha prima citato la revisione Cochrane di Karjalainen, dal punto di vista dei livelli di evidenza, ad oggi possiamo dire che probabilmente è vero che la chirurgia non fornisce grandi benefici o gli stessi benefici come fare la fisioterapia per quanto riguarda il dolore in questi pazienti, e che probabilmente non ha effetti significativamente, statisticamente significativamente migliori per quello che riguarda la funzione e la percezione del paziente sulla qualità della vita dopo un intervento di tipo conservativo rispetto a quello chirurgico. Però è lecito domandarsi come ci dobbiamo interfacciare per quei pazienti in cui effettivamente possa essere previsto o ci si o si incappi in un fallimento del trattamento conservativo, come dobbiamo comportarci di fronte a lesioni che perseverano nell'essere dolorose e che sono severe nella loro entità, nella loro ampiezza, come dobbiamo comportarci con un fenomeno che è ben descritto in letteratura, cioè la progressione della patologia, e soprattutto come ci dobbiamo interfacciare nel momento in cui gli studi attuali evidenziano differenze statisticamente significative per quello che riguarda gli outcome a lungo termine, che impattano maggiormente sugli indicatori prognostici di salute dei nostri pazienti.
Ecco che allora lo stesso studio che abbiamo visto con Fabrizio diventa interessante, perché è vero anche che ad un anno di follow-up dei due gruppi tra riparazione tendinea chirurgica e fisioterapia, con eventualmente una previsione di opzione secondaria di riparazione tendinea, gli indici di mobilità e funzione sembrano essere migliori per il gruppo con la, che ha subito chirurgia. E lo stesso gruppo a 5 anni di follow-up ha fatto sì che un 25% dei pazienti che erano presenti nel secondo braccio dello studio, ovvero sia quelli che avevano iniziato un trattamento conservativo, hanno dovuto fare crossover e si sono poi dovuti aggiungere al gruppo che aveva bisogno della chirurgia. Di questi poi un terzo ha dimostrato ai follow-up successivi un aumento della lesione stessa. Ecco che allora, se andiamo ancora più a lungo termine, in questo studio di Mosmeier a 10 anni di follow-up, i dati sono sicuramente più confortanti a favore della riparazione chirurgica. Questo perché sembrano portare dei significativi miglioramenti nella qualità della vita, e perché sembrano determinare nei confronti della stragrande maggioranza dei pazienti una minor diminuzione dei livelli di attività. L'ho detto prima Fabrizio, dobbiamo leggere attentamente gli studi, perché è grandemente consigliata l'analisi di quelli che sono i criteri di inclusione ed esclusione di questi pazienti, quindi di che tipo di lesione stiamo parlando, in quale fascia di età sono stati operati questi pazienti, perché come abbiamo capito esistono dei fattori che incidono dal punto di vista biologico sicuramente sulla prognosi dei nostri pazienti. È sicuramente difficile in questo marasma di informazioni orientarsi su quella che possa essere la scelta più corretta, anche perché in letteratura sembra esserci grande confusione, oppure, mi correggo, sembra esserci una disponibilità estremamente eterogenea di dati. Questo perché ad oggi esistono diverse classificazioni per quello che riguarda le lesioni della cuffia, esistono tantissime modalità di approccio chirurgico, tantissimi approcci, tantissime tecniche, tantissime modalità. Pensiamo semplicemente lo storico dualismo tra la chirurgia a cielo aperto, la mini open e successivamente la chirurgia artroscopica, e perché di fatto, indipendentemente dalla tecnica scelta, sembrano esserci dei risultati confortanti e positivi in entrambi i gruppi. In questa breve presentazione quindi ho pensato che fosse importante provare a rispondere a tre grandi interrogativi che ognuno di noi come fisioterapista dovrebbe avere. Cosa dobbiamo sapere effettivamente riguardo alla chirurgia della cuffia dei rotatori, soprattutto in ottica di poter comunicare ad uno stesso livello di trasmissione di informazioni con i nostri collaboratori diretti, quindi con i chirurghi ortopedici? È sicuramente importante conoscere l'anatomia, la sede della lesione e la progressione della lesione. Sappiamo come cambia la biomeccanica e la cinematica in presenza di una lesione che occupa solamente il footprint del sovraspinato, e come questa lesione possa progredire nel tempo andando ad occupare sempre di più maggiormente la compagine dell'infraspinato e andando a cambiare, come per l'appunto stavo dicendo, la cinematica della testa omerale, la capacità di rotazione esterna ed interna del paziente, il coinvolgimento più importante del gran dorsale del muscolo pettorale e una perdita, ad esempio, della forza di rotazione esterna e nella capacità di abduzione. Dobbiamo ricordarci inoltre che il sito di riparazione tendinea post-chirurgica non è un sito che ha una rappresentazione istologicamente normale. Questo perché la formazione di una cicatrice reattiva in cui spopolano fattori di crescita e citochine e altri mediatori di flogosi portano a far sì che dopo il canonico periodo di infiammazione sussegua una fase di riparazione che non necessariamente rimane circoscritta ai 14 giorni, ma che ben oltre i 14 giorni va a determinare un processo di rimodellamento che deve, ahimè, avere a che fare con il rischio del fallimento della struttura.
dobbiamo sapere inoltre che dal punto di vista del tasso di rirottura, a 6 mesi dall'intervento, circa il 17% dei pazienti può presentare una rirottura rispetto al nuovo sito inserzionale. Ecco che allora molto probabilmente una legittima preoccupazione che noi dobbiamo avere è quanto conta la guarigione del tessuto e quanto questa sia influenzata rispetto alla combinazione di fattori di tipo meccanico e biologico. Biologico che sono dettati effettivamente da eventuali tecniche alternative che possono essere scelte dal chirurgo e sulla base di questa prima considerazione è necessario sapere che esistono appunto diverse tecniche che sembrano avere rispetto alla tipologia della lesione risultati di tipo sovrapponibile. Sappiamo però che gli outcome possono avere delle differenze statisticamente significative ma non clinicamente rilevante o viceversa a seconda che il chirurgo utilizzi tecniche integrative quali la cromioplastica o tecniche di tipo aumentativo. Sappiamo inoltre che dal punto di vista dei fattori biologici contano delle caratteristiche che sono intrinsecamente legate al paziente. Sappiamo ad esempio che il rischio di reter e la possibilità che la guarigione avvenga in maniera sempre peggiore è direttamente proporzionale all'aumentare dell'età in una fascia di età che si attesta tra i 50 e i 65 anni. Esistono delle prove provate che l'ambiente di guarigione nel momento in cui il nostro chirurgo inserisce l'artroscopio è fondamentale per il processo di decisione clinica. Abbiamo visto già con Fabrizio che sicuramente potrebbero influenzare i risultati le caratteristiche intrinseche della lesione, ma incidono sicuramente la durata dei sintomi e le comorbidità del paziente. Avere ad esempio una spalla rigida in un contesto di prenotazione di intervento chirurgico per riparazione di cuffia sappiamo che può essere un fattore prognostico negativo. E un dato altrettanto interessante è sicuramente quello dato dalle iniezioni di corticosteroidi. Un trend, ahimè, estremamente frequente tra clinici, quello di gestire il paziente con lesione di cuffia con infiltrazione di corticosteroidi. Uno studio del 2018 ci dice che la possibilità di aver subito 2 o 3 infiltrazioni di corticosteroidi è un dato statisticamente significativo per aumentare il rischio di progressione della lesione e di una prognosi più lunga per un paziente che verrà operato del 50%. Ecco che allora, sulla base di questi dati, probabilmente la preoccupazione più grande per il chirurgo e in parte per il fisioterapista è quello di poter garantire un ambiente di guarigione il più possibile adeguato per evitare il rischio di rirottura. I dati che dobbiamo portarci a casa è che sappiamo che questo rischio di rirottura ha un periodo critico nei primi 6 mesi dalla presentazione dei sintomi del paziente, che è maggiore, tanto maggiore è il numero di tendini coinvolti e che è spesso e volentieri, anzi mi viene da dire quasi sempre, dipendente dalla capacità da parte del clinico di saper equilibrare determinati comportamenti di tipo protettivo e di movimento. Ecco che allora questo spalanca le porte al secondo interrogativo, e che probabilmente è l'interrogativo che riguarderà la maggior parte dei, spero, di chi ci sta ascoltando oggi, è quando effettivamente di fronte ad un paziente operato di cuffia dobbiamo iniziare a poter performare il nostro atto riabilitativo. E ahimè, sfortunatamente, come spesso succede, la letteratura non sembra darci delle informazioni confortanti e spesso ci conduce a delle conclusioni abbastanza controverse, in prima istanza per la mancanza di una alta qualità di prove di efficacia disponibili. Il dato forse più interessante deriva da questo dualismo che ho appena descritto tra la necessità di garantire una fase di protezione sulla quale probabilmente la comunità scientifica è assolutamente d'accordo, pensiamo all'immobilizzazione del paziente nei desolt per un determinato tempo, la scelta di tecniche di appropriate di immobilizzazioni che dovrebbero essere basate sulla condizione della lesione
appena riparata e che possono variare a seconda appunto dell'estensione della lesione e del numero di tendini coinvolti. A tal proposito ci sono due studi interessanti del prof. Gumina. Dall'altra parte, in questa dicotomia decisionale, il cosiddetto time of action, quindi il tempo in cui dobbiamo muoverci, presenta una variabilità incredibile di protocolli proposti che sono però ascrivibili esclusivamente all'opinione di esperti e non a studi condotti con rigore metodologico. In alcuni tentativi di confrontare questi protocolli, in più, nessuno sembra essere fondato su delle solide basi superiori. Il fatto forse più allarmante e più avvilente è che se noi andiamo a guardare questa survey condotta su più di 3.600 associati americani chirurghi, sembra esserci una grandissima indecisione su quando effettivamente iniziare con delle tecniche di mobilizzazione attiva, di mobilizzazione passiva, con una variazione, un delta che va, per quello che riguarda il ROM attivo, dalle 3 settimane alle 11-12 settimane, il che vuol dire quasi 2 mesi di differenza nella scelta del proporre un protocollo piuttosto che un altro. E l'unico dato confortante che ci possiamo portare a casa è che sembra che gran parte della comunità scientifica che consiglia e indica il lavoro per i fisioterapisti spingerebbe ad un protocollo di tipo accelerato in presenza di lesioni piccole, quindi inferiori ad 1 centimetro, e molto più ritardato in presenza di lesioni massive superiori ai 5 centimetri. In letteratura sono presenti fortunatamente diverse revisioni sistematiche che stanno cercando di dare chiarezza su quello che deve essere il trend di comportamento del fisioterapista. E quindi, se è vero che non abbiamo dei dati certi su quando, o meglio quanto effettivamente debba durare il tempo di immobilizzazione rispetto al tempo di mobilizzazione, alcune risposte ci vengono date rispetto al tentativo di provare a dare una risposta sul che effetto può avere una mobilizzazione precoce rispetto ad una mobilizzazione tardiva. Nel tentativo non solo di garantire la guarigione del paziente, ma anche di evitare la rigidità post-chirurgica, che sappiamo essere uno spiacevole esito in una percentuale che va dal 10 al 63% dei pazienti operati di cuffie dei rotatori. Per quello che riguarda il protocollo di mobilizzazione precoce, sappiamo che questo tende a dare sicuramente dei risultati superiori per quanto riguarda il recupero del ROM. Tuttavia, a lungo termine, i risultati sono contrastanti per quello che riguarda il recupero della funzione. Tuttavia, però, sappiamo che il tasso di guarigione con un follow-up a lungo termine non sembra essere chiaramente influenzato dal tipo di riabilitazione, e che il tasso di guarigione tendineo e quindi di rirottura sembra essere aumentato in presenza di un protocollo riabilitativo accelerato solo per quelle lesioni molto più grandi. È quindi legittimo porsi un interrogativo: quanto pesa nella nostra scelta la necessità di garantire un'integrità strutturale e quanto pesa invece la necessità per noi come clinici, ma soprattutto per il paziente, di garantire degli outcome funzionali ottimali? Beh, sappiamo che è vero che introdurre precocemente degli esercizi che vanno a caricare il range of motion attivo tendono sicuramente ad aumentare il tasso di reter del tendine, e che questo tasso diventa statisticamente significativo per le lesioni più grandi. Tuttavia, però, il rischio di rirottura dopo chirurgia non sembra differire in maniera statisticamente significativa tra il gruppo di protocollo accelerato e il gruppo di protocollo ritardato. In più, dall'altra parte, dall'altra faccia della medaglia, sappiamo che introdurre esercizi per il recupero del ROM passivo-attivo precocemente sembrano dimostrare miglioramenti significativi per quello che riguarda, ad esempio, la flessione anteriore di spalla a 6 mesi, e che il gruppo che segue una mobilizzazione precoce sembra mantenere questi risultati anche a 12 mesi, tuttavia però in maniera non clinicamente importante.
a tal punto che questi risultati sembrano diventare sempre più transitori man mano che passa il tempo oltre l'anno del follow-up. In questa ulteriore confusione su come effettivamente gestire il paziente, fortunatamente arriva il collega anglosassone Littlewood, che traccia un panorama all'interno del mondo UK abbastanza simile a quello che noi probabilmente tendiamo a seguire qui in Italia, ovvero sia di essere particolarmente cauti nel gestire il paziente con lesione di cuffia operata chirurgicamente. Il rischio però è quello di aver perpetuato per anni, addirittura per decadi, una tendenza ad aver creato dei falsi mostri. Questo perché ad oggi esistono in realtà numerose prove di efficacia sostenuti da RCT con disegno di studio assolutamente legittimo e forte, che ci porterebbero a pensare quanto un inizio precoce del carico, inteso come esercizio attivo e un programma di riabilitazione precoce, non sembra assolutamente influenzare negativamente sugli outcome a breve, a medio e a lungo termine in questi pazienti. Outcome che principalmente per il paziente che lamenta dolore e disabilità devono essere pesati e devono essere continuamente rivalutati. Ecco che allora qui sorge la terza ed ultima domanda. Abbiamo un modo rispetto a quello che abbiamo utilizzato fino ad ora per migliorare nella gestione dei pazienti operati di cuffia dei rotatori? E probabilmente una parte della risposta ce l'ha già data Fabrizio. Questo modo risiede nel tentativo di non concentrarci esclusivamente su dei parametri che siano biologici e strutturali, perché se è vero che conta la dimensione della lesione, se è vero che contano parametri quali l'infiltrazione grassa e l'atrofia muscolare, è estremamente probabile che l'integrità strutturale effettivamente non correli sempre con quelli che siano gli outcome funzionali. E questo ce lo dicono molti studi in cui dolore e altri outcome di tipo funzionale e disabilità sembrano avere risultati ottimi indipendentemente dallo stato della cuffia dei rotatori ad anni di distanza dall'intervento. Questo per dire che cosa? Che molto probabilmente potremmo avere dei pazienti che a 1 o 2 anni dopo un intervento di cuffia, dopo che hanno seguito un intervento riabilitativo, hanno ottenuto degli outcome funzionali estremamente positivi indipendentemente dal fatto di poter avere una rirottura dello stesso footprint su cui è stato eseguito l'intervento. È allora estremamente probabile da parte nostra dover introdurre un cambio di prospettiva e provare a scollarci dall'idea che la dimensione iniziale della lesione non sia l'unica base solida su cui guidare il nostro trattamento riabilitativo. Ed è che quindi estremamente plausibile che il meccanismo primario di azione della chirurgia non sia ascrivibile esclusivamente ad aspetti meramente biomeccanici, ma che possa impattare in qualche maniera, forse anche sconosciuta, sugli outcome funzionali. E su questo sconosciuto in realtà ci sentiamo di dire che non è veramente così. Fabrizio prima ha parlato del tentativo di spostarci da un metodo di approccio diagnostico ad un metodo di cura prognostico e la capacità di essere in grado di riconoscere fattori prognostici passa attraverso la nostra caratteristica peculiare, che è quella di vedere il paziente all'interno di una cornice biopsicosociale. E probabilmente, visto che sul bio speriamo di saperne tanto quanto quello che i nostri amici ortopedici ci chiedono di sapere, probabilmente dobbiamo concentrarci più anche sulla dimensione psicosociale. Questo perché, come abbiamo detto poc'anzi, probabilmente esistono dei fattori che sono completamente non correlati all'anatomia di cuffia, ma che sono estremamente associati al dolore e alla funzione. Lo abbiamo sentito dire in tantissimi altri quadri muscoloscheletrici, ma anche nella chirurgia di cuffia, è giusto dare peso a questi aspetti. Quali aspetti? Beh, innanzitutto l'aspettativa da parte del paziente del cambiamento.
Sappiamo ad esempio che pazienti che hanno dei tratti particolarmente ottimistici in termini di aspettative preoperatorie, molto probabilmente in realtà e quasi paradossalmente avranno una bassa soddisfazione post-operatoria. Sappiamo che fattori di stato mentale, quali ansia e depressione, sono degli indici che incidono direttamente sulla percezione della disabilità e della funzione e che influenzano negativamente i risultati a lungo termine di questi pazienti, soprattutto per quello che riguarda, ad esempio, la presenza di alti punteggi alla scala DASH. Sappiamo anche che la percezione del dolore e attitudini del paziente, quali la self-efficacy, sono dei fattori predittivi che influiscono in maniera forte i livelli di dolore post-operatorio e che sono influenzanti sulla capacità del paziente di tollerare dolore nei primi sei mesi post-operatori. E potrei andare avanti nel citare un'infinità di altri fattori che ci riportano alla necessità di continuare a monitorare i cosiddetti PROMS, i patient-related outcome, che vanno oltre la semplice disabilità e il semplice dolore. A tal proposito, mi piace pensare ad uno studio che a breve sarà in pubblicazione del nostro collega Tiziano Innocenti, condotto sull'importanza di quali siano i fattori che influenzano il dolore post-chirurgico. E da questa revisione sistematica con meta-analisi è emerso che molto probabilmente i maggiori predittori clinici sono la presenza di ansia e depressione. Sulla base di queste considerazioni e del mondo che ha descritto Fabrizio dell'importanza di tutti quelli che sono i fattori psicosociali, non possiamo dimenticarci di come tutti i fattori contesto influenzino effettivamente la risposta del nostro paziente pre e post chirurgia. Rimane però un grandissimo problema, e che è il problema con le misure. Questo perché, se andiamo a guardare quello che è il panorama internazionale su una disponibilità di infinite scale di valutazione, dal 16 al 61% degli studi che sono stati analizzati in questa survey, solamente 5 sembrano essere le misure di outcome maggiormente utilizzate, e la maniera forse più sconfortante è che ci dice che il 6% di ciascuno studio tende ad utilizzare fino ad un massimo di 15 misure o metodi di misura diversi, il che ci fa capire che ad oggi probabilmente uno dei limiti peggiori che abbiamo nel condurre la ricerca è che ognuno di noi utilizza sistemi di misura estremamente eterogenei e non condivisi. In sostanza, cosa mi preme che si ricavi da questo breve intervento? Beh, sicuramente che molto probabilmente la scelta di optare per un trattamento chirurgico deve essere probabilmente suggerita per quei pazienti che non credono che la fisioterapia funzionerà e probabilmente per quelli che presentano particolari caratteristiche biologiche ma anche psicosociali. Che per quanto riguarda il nostro ruolo all'interno del processo di recupero di questi pazienti, la scelta tra un protocollo ritardato o accelerato gioca un ruolo principale nel successo dell'intervento chirurgico e che, sebbene siamo di fronte ad una mancanza attuale di consenso, dobbiamo provare a toglierci delle paure che sono ingiustificate, perché se conosciamo bene l'anatomia e se dialoghiamo bene con i nostri alleati nel processo di cura, i risultati si possono ottenere anche osando un po' di più. E terzo, e non ultimo meno importante, che molto probabilmente la dimensione psicosociale, cognitiva ed emotiva del paziente potrebbe essere un driver fondamentale negli esiti a lungo termine dopo intervento chirurgico e successivo protocollo di riabilitazione. Grazie Mattia, grazie anche a te per la chiarezza espositiva, l'ordine logico di pensieri, ma soprattutto l'intento marcato, insomma, di
lasciare qualcosa di utile dal punto di vista clinico. Io direi faccio comparire anche Fabrizio con noi, perché ho visto che in chat domande, se siete d'accordo vi inviterei e magari vi rimbalzo tra voi la risposta. Posso procedere? Ok, allora la prima è del collega Andrea Dal Zennaro, spero di averlo pronunciato giusto. Andrea, sbagliato, ti chiedo scusa in anticipo. E Andrea ci chiede: ci sono evidenze che dimostrano quali atteggiamenti posturali aumentano il rischio di incorrere in dolore tipico della lesione della cuffia? Direi che magari cominciamo con Fabrizio, visto, e manteniamo l'ordine di intervento. Sì, è una domanda interessante. Cercherò di essere breve, anche se bisognerebbe spiegare un po' di cose. All'inizio Morgan, Burkhardt e Kibler hanno codificato la Sick Scapular Syndrome, cioè una scapola malata per un atteggiamento posturale di rotazione interna, rotazione inferiore, prominenza del bordo coracoideo e discinesia appunto scapolotoracica, cioè allontanamento di quel pattern motorio definito come ideale nel movimento di adduzione o flessione del braccio. Quindi lì era un po' vista appunto un'alterazione scapolare che poteva andare a ledere la compagine soprattutto superiore di cuffia, perché anche insomma, immaginando una scapola in rotazione inferiore e in rotazione interna, è chiaro che quando io faccio un movimento di flessione, verosimilmente creo una distanza cromio-nomelare ristretta in cui appunto il passaggio del sovraspinato possa poi risentirlo, no? La meta-analisi di Timmons però del 2012 ci dice che in realtà chi ha discinesia scapolotoracica e chi non ha discinesia scapolotoracica dimostra in un modo tale da correlare a livello proprio causale stretto dolorabilità di spalla, e quindi dolorabilità è riferita poi anche a insorgenza e incidenza di lesioni di cuffia. Quindi possiamo dire che se qualora dei pattern biomeccanici possano a livello dell'immaginario collettivo suggerire il restringimento della volta acromioclavicolare e quindi dare adito a pensieri di aumentata incidenza di lesioni di cuffia, la letteratura ancora non li dimostra. Quindi in realtà ad oggi si potrebbe gestire la compartecipazione da una manifestazione clinica del paziente a livello scapolotoracico con due procedure distinte, che sono lo scapular assistant test e lo scapular retraction test. Quando queste procedure di modifica del sintomo effettivamente modificano il sintomo del paziente, si può dire che il comportamento statico dinamico della scapola toracica potrebbe essere coinvolto nella manifestazione clinica del paziente. Diversamente, qualora la scapola venga additata come discinetica, comunque non si può dire che effettivamente partecipa in un'espressione clinica del paziente. Spero di essere stato chiaro. Grazie Fabrizio. Mattia, vuoi aggiungere qualcosa? Io direi che Fabrizio è stato super completo, quindi rischierei di fare solamente brutta figura a provare ad aggiungere qualcosa. E allora a te la seconda domanda, sempre da parte di Andrea. In questi studi, dove viene evidenziato un buon miglioramento della qualità della vita con la chirurgia, qual è l'età media del paziente? E inoltre una seconda domanda: a livello prognostico, il paziente anziano non risente molto di più della chirurgia che del trattamento conservativo? Grazie a te Andrea, e rimpallo questa domanda quindi a Mattia. Allora, ringrazio Andrea, che ha superato la timidezza di tanti, si è lanciato addirittura in due domande consecutive. Mi sento di citare probabilmente lo studio che ha un follow up maggiore, quello di Bosmeier del 2019, correggimi Fabrizio se sbaglio, che è stato condotto su circa 105-106 pazienti e l'età media era di 61 anni con una deviazione standard di 5 o 6 anni. Quindi solo in alcuni casi sono state effettivamente coinvolte persone al di sopra dei 70 anni di età.
Quindi mi sento di dire che probabilmente anche proprio per uno di quei parametri di cui abbiamo parlato prima, no? E quindi quei fattori correlati al paziente dal punto di vista epidemiologico, indipendentemente che la cuffia sia più sintomatica o sia completamente asintomatica, sappiamo che esiste una più alta probabilità che vi siano lesioni di cuffia in una particolare decade, e quindi è estremamente più probabile che troviamo una lesione di cuffia di tipo degenerativo, intesa come parafisiologica, scusatemi questo termine bruttissimo, in pazienti che hanno dai 50 anni in su. Per quello che riguarda invece i fattori di tipo prognostico nel paziente anziano che potrebbe risentire di più della chirurgia, del trattamento conservativo, vanno pesate diverse situazioni, proprio perché dobbiamo considerare il paziente a 360 gradi. Sappiamo che dal punto di vista dell'età abbiamo visto che c'è una progressione della lesione, probabilmente c'è un deperimento dei tessuti ed altamente probabile che la cuffia sia meno performante, ma questo è un parametro veramente biologico. Sappiamo che con molta più probabilità il paziente anziano con una lesione di cuffia potrebbe avere anche una spalla rigida, e questo probabilmente è un ulteriore fattore prognostico negativo. Sappiamo che molto probabilmente i pazienti anziani potrebbero avere un livello di scolarità e di capacità di comprensione che potrebbe incidere dal punto di vista dell'educazione a quello che è il processo di cura, e quindi anche questo dal punto di vista della frustrazione, del senso di essere inermi di fronte a questo problema, potrebbe influire sugli outcome. Quindi sono tutte delle variabili che vanno pesate, ecco perché probabilmente determinati tipologie di studio, quali che il report di cui ci ha parlato Fabrizio, possono effettivamente aprire una breccia e farci capire come l'amalgama di diversi mondi possa cambiare radicalmente la prognosi di questo paziente. Grazie Mattia. È arrivata un'altra domanda, se siete d'accordo io ve la leggerei e poi a questo punto lascio a voi la scelta su chi parte nel rispondere. Ci scrive Rebecca Cardini. Buonasera Rebecca, vi leggo la sua domanda che adesso è completa, grazie alla regia. Una volta scoperte le aspettative negative e o la presenza di ansia o depressione nel paziente, cosa possiamo fare sotto questo punto di vista? Ad esempio, è possibile spiegare al paziente cos'è il dolore e come si manifesta? O in generale, cosa possiamo fare da questo punto di vista che è prettamente psicologico? Provo a rispondere io. Innanzitutto, la domanda è veramente interessante, perché in realtà si stanno aprendo degli sbocchi rispetto, no, a livello professionale, rispetto a quello che è la competenza del paziente, no? Dal punto di vista appunto biologico, psicologico e sociale. In realtà noi possiamo discriminare la presenza di disturbi di depressione e ansia perché abbiamo dei patient reported outcome measure adattati in italiano che discriminano a livello, attraverso alcuni cutoff, la presenza e assenza di alcune diciamo, alterazioni correlate alla compagine psicologica. E sicuramente si può iniziare un training di pain neuroscience education, come dimostra e scrive Ionis, che è un nostro collega belga. Lui promuove appunto un approccio per allineare le credenze e per incrementare nel paziente, compatibilmente con quello che è il suo livello sociale e culturale, delle conoscenze che poi siano appunto un viatico per l'inserimento delle nostre strategie sia fisiologiche che appunto di engage di per aumentare l'aderenza del paziente. Quindi sicuramente bisogna portarsi a livello del paziente e comunque, tra virgolette, scolarizzarlo rispetto a queste acquisizioni che poi sono funzionali a un suo miglioramento. Comunque in tutti i pazienti con disordini muscoloscheletrici e quindi anche in pazienti con disordini di cuffia la gestione è una gestione a volte anche multidisciplinare, nel senso che se noi sappiamo che l'ansia e la depressione sono, così come è vero, dei fattori prognostici negativi per un successo del trattamento conservativo in questo tipo di pazienti, ovviamente dobbiamo cercare con tutte le nostre forze di andare a tentare di migliorare anche questi parametri. Non tutti i parametri sono aggredibili da noi,
altri parametri sono credibili da altre professionalità e di conseguenza anche la capacità comunicativa di proporre alcune professionalità che spesso sono viste come appannaggio di persone che hanno dei problemi e quindi c'è quasi un tabù, deve essere una nostra competenza comunicativa. Come spesso accade, ci si interfaccia con il chirurgo perché una lesione di cuffia, un paziente con lesione di cuffia presenta delle caratteristiche a ponte e si chiede un'opinione, si crede appunto una competenza extraprofessionale, dobbiamo anche essere pronti, per quanto mi riguarda, a contattare un altro tipo di professionalità qualora le competenze appunto richieste siano per esempio psicologiche. Grazie Fabrizio. Mattia? Ma, firmo e sottoscrivo, lancio una provocazione che potrebbe avere, come dire, un risvolto futuristico. La fisioterapia sta facendo passi da gigante, abbiamo visto alcuni lavori di un altro collega del GTM, Andrea Dell'Isola, sull'individuazione di potenziali profili di dolore e di conseguenza di diverse prognosi nel paziente affetto da artrosi di ginocchio, con degli studi che sono stati condotti sull'epigenetica, ovvero sia la capacità di individuare una sorta di predisposizione immunoistochimica da parte di alcuni pazienti ad avere una prognosi migliore e una prognosi peggiore. L'equipe di George sta conducendo degli interessanti studi su quanto la dimensione macro dei fattori prognostici dettati dall'ambiente, ansia e depressione, possano correlare a dei fattori di tipo microscopico. Il futuro del fisioterapista 3.0 potrebbe essere che, andando a pesare alcune variabili personali, psicocognitive del paziente a livello preoperatorio, assieme a delle variabili parametriche di tipo immunoistochimico, potremmo essere in grado di capire quale effettivamente è la prognosi e quindi portare passo passo il paziente in percorsi di cura più indirizzati, che siano più, diciamo, meccanico-centrici o più neurofisiologico-centrici o più psicologico-centrici. Questa è una prospettiva che mi affascina molto e speriamo di avere il prima possibile altri dati, perché potrebbero aprire dei risvolti molto interessanti, secondo me. Beh, direi che a chiusura di questi due interventi molto importanti e alla domanda molto pertinente e interessante della collega, non dimentichiamoci, e aggiungo io un piccolo aspetto che va anche questo in prospettiva futura, tutti gli studi in ambito psicologico, dove la psicologia negli ultimi 20 anni ha cambiato un pochettino l'approccio e si è spostata a quello che viene definita la psicologia positiva, dove non c'è più un modello unidimensionale di patologia problematica psicologica, ma è diventato un dual model, quindi un doppio modello dove si va ad analizzare anche il benessere psicologico stesso del paziente, con profili di flourishing o languishing, che anch'essi stessi sono, si è studiato negli ultimi ventennio, sono direttamente correlati dal punto di vista prognostico allo sviluppare problematiche dolorose. Come di contro sarebbe anche ora di cominciare a studiare poi come in realtà il dolore influisce poi su queste caratteristiche. Che ricordiamoci che la modalità con cui noi implementiamo i nostri studi dal punto di vista filosofico nascono dall'empirismo, da concetti meani, dove andiamo a cercare la causa, dove cerchiamo il processo di casualità attraverso la relazione di un evento, ma ricordiamoci che questo può essere anche ribaltato ed è importante vedere anche quindi la globalità dell'evento e non soltanto causa-effetto, ma anche appunto effetto e causa. Io direi che, scusatemi se vi ho rubato la parola, ma è un tema che secondo me è molto importante ed è appunto la direzione dove stiamo andando ed è fondamentale, insomma, comprendere che nella gestione multimodale del nostro paziente dobbiamo cominciare a sviluppare competenze, conoscere anche letteratura e scoperte anche di altre professioni, non per rubarne
il mestiere, ma per riuscire a integrare nella nostra pratica clinica cosa può essere utile per il nostro paziente. È pazzesco che abbiamo avuto un numero così elevato di colleghi che ci stanno seguendo, sono rimasti incollati per un'ora e mezza fino alle 10:30. Sono sicuro che anche voi come me non avete ancora cenato, perché abbiamo chiuso lo studio, ci siamo attaccati al computer. Direi che è il momento di salutare tutti quanti, quindi ringrazio veramente per gli interventi notevoli e veramente utili nella quotidianità dei nostri, per i nostri colleghi di Mattia e Fabrizio. Grazie infinite per il vostro prezioso tempo, per gli importanti interventi. Grazie a voi. Grazie mille Firas, grazie ad AIFI che ci ha dato questa possibilità, e per noi è sempre un piacere, oltre che, mi sento di dire, anche un divertimento. Assolutamente, ed è questa la cosa bella, infatti. Prima di chiudere vi ricordo il prossimo evento di AIFI sul canale AIFI Channel, che è appunto giovedì prossimo 8 aprile, sempre alle ore 21, dove parleranno i nostri amici del G-Sport, presenteranno il position statement per quanto riguarda la concussion. Ho fatto un errore che correggo subito: il gruppo di lavoro è composto dal G-Sport in collaborazione con il GIS di fisioterapia pediatrica. Non mi resta che portare i saluti anche da parte del GIS di terapia manuale e fisioterapia muscoloscheletrica, e di salutare tutti quanti ringraziandovi di cuore per essere rimasti incollati fino all'ultimo, e augurandovi ancora una volta buona Pasqua. E grazie a tutti e ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao, buona